Ciao ragazzi, oggi una ricettina un po' diversa dal solito, infatti vi facciamo vedere un decotto molto utile per la digestione, quindi se avete mangiato un po' pesante o avete mangiato degli alimenti che vi hanno fatto male, potete provare questo decotto perché funziona davvero. Vi aiuterà subito a digerire e vi sentirete proprio più leggeri. Gli ingredienti sono semplicissimi e facilissimi anche da reperire. Vi faccio subito vedere come l'abbiamo preparata. In un pentolino ho già messo l'acqua, adesso andiamo a mettere le foglie di alloro e la buccia di limone, ovviamente un limone, mi raccomando, non trattato. Adesso mettiamo sul fuoco e facciamo arrivare a bollore. Da quando inizierà a bollire calcoliamo circa 5-10 minuti. Il nostro decotto è pronto, ve lo faccio vedere, versato in una tazza e come vedete prende questo colore giallo molto chiaro. Ed è proprio per questo motivo che viene chiamato canarino, perché proprio ha questo giallo canarino. Volevo dirvi che volendo potete far ribollire le bucce di alloro e le bucce di limone anche un'altra volta con altra acqua. E questo è davvero un ottimo rimedio per quando non si è digerito molto bene o si ha anche della nausea. Potete aggiungere anche, se volete, una puntina di succo di limone o di zenzero. Se mettete lo zenzero fresco bollito insieme all'alloro e al limone diventerà un po' piccante, quindi mettetelo solo se vi piace. Il nostro decotto è pronto, come avete visto è semplicissimo da preparare. Io spero tanto che vi sia piaciuto e sono curiosa di sapere magari se anche voi avete delle tisane, degli infusi o dei decotti che utilizzate. Magari ci potete lasciare gli ingredienti o le miscelazioni che fate, perché sono davvero molto curiosa di saperlo. Vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo alla prossima. Ciao!